Nel 1267 i ghibellini d'Italia, ancora frastornati dopo la sconfitta di Benevento, dove perse la vita Re Manfredi, pensano di rivolgere le proprie attenzioni all'ultimo degli Hohenstaufen, Corradino di Svevia. Ecco allora che degli ambasciatori si recarono in Germania, alla corte di Corradino, offrendogli dei doni e invitandolo a scendere in Italia per recuperare il regno, quel regno che gli era stato usurpato precedentemente tanto da Manfredi quanto da Carlo I d'Angiò su richiesta pontificia. Corradino di Svevia è un ragazzo di 15-16 anni, viene definito un aquilotto che sta ancora mettendo le penne. Ciononostante i ghibellini trovano in lui il faro e l'esponente della famiglia Sveva, l'ultimo discendente di Federico II. Ecco allora che si mette in piedi una spedizione, Corradino scende dalla Germania in Italia, viene accolto a Verona, da lì si muoverà attraverso la pianura padana per giungere a Varazze vicino Genova e imbarcarsi con una flotta. Sbarcherà a Pisa, città ghibellina che lo accoglie come un re. Si tratterrà in Toscana a lungo e nell'estate del 1268 otterrà il primo grande successo, partendo da Siena infatti nella battaglia di Ponte a Valle nel Val d'Arno, riuscirà a sconfiggere il primo contingente mandato da Carlo d'Angiò e a catturare i suoi due comandanti. Se il Papa e Carlo d'Angiò all'inizio non avevano preso così in considerazione la spedizione di Corradino, a questo punto i timori iniziano ad essere fondati. Corradino scende lungo la via Cassia e si dirige verso Roma e quando giunge a Viterbo pare che il Papa vide l'esercito di Corradino e lo definì un agnello destinato al macello, la cui fortuna sarebbe presto andata in fumo. Corradino giunge a Roma, dove si tratterrà fino al 10 agosto. Nel frattempo il suo avversario, Carlo I d'Angiò, è impegnato invece a sedare delle rivolte che sono scoppiate nel mezzogiorno nel Regno di Sicilia, che attende invece in larga parte Corradino come un liberatore. La città di Lucera, famosa per i suoi arcieri saraceni, è circondata dalle truppe di Carlo d'Angiò. Sulla torre più alta del castello di Lucera, infatti, sono state issate le bandiere con le aquile sveve. Carlo d'Angiò inizia a preoccuparsi e invia un contingente militare che già dal 4 agosto sosta nella zona della Scurcola Marsicana, nei piani palentini. Ha messo un presidio militare a Capua per impedire l'accesso alle truppe sveve. La battaglia, detta di Tagliacozzo, si svolgerà effettivamente nei piani palentini, all'ingresso del territorio del regno. Sarà lì, infatti, che Carlo tenterà di attirare, quasi in una trappola, l'esercito rivale. Corradino e i suoi uscirono da Porta Tiburtina, si diressero verso Tivoli e poi Vicovaro. Poi proseguirono verso gli Abruzzi, per entrare dalla parte, lo dice in una lettera Carlo I, per Ciculi Partes, cioè dal Cicolano. Carlo d'Angiò si era appostato e seguiva giorno per giorno gli spostamenti del nemico e indusse sostanzialmente Corradino a entrare da quella parte lì, attirandolo nella piana tra Scurcola e Tagliacozzo, dove desiderava che si svolgesse la battaglia. Il 23 agosto all'alba si schierarono i due eserciti. Da un lato quello di Corradino, composto in questo modo. Nella prima schiera, guidata da Croff von Fluglingen, si trovavano i tedeschi e i toscani. Subito dietro c'era Enrico di Castiglia con i suoi spagnoli e poi dietro l'ultima schiera guidata da Corradino in persona e da suo cugino Federico di Baden, detto Federico senza terra. Dall'altro lato, Carlo d'Angiò schierò invece il suo esercito, ascoltando però con attenzione un suggerimento che sarà fondamentale nello svolgimento della battaglia, datogli dal suo generale forse più importante, Alardo di Valéry. Infatti Carlo d'Angiò decise di nascondere una schiera, comandata da se stesso in persona e da Alardo, di 800 cavalieri scelti dietro un colle. Questa sarà una mossa fondamentale per la risoluzione della battaglia. Altra mossa fondamentale fu quella di ingannare volontariamente il nemico mettendo nella prima schiera Enrico di Cusans vestito con le insegne reali, con la corona di Carlo d'Angiò, con la bandiera, con il rastrello rosso degli Angiò e il seminato di gigli d'oro su sfondo blu.
La seconda schiera era invece guidata da Jean de Clary e da Guglielmo lo Stendardo. Quindi immaginiamo la scena: da un lato l'esercito svevo, tre schiere una dietro l'altra, un fiume nel mezzo con un ponte fortificato, primo obiettivo dei combattimenti, dall'altro due schiere angioine bene in vista e lontana una terza nascosta dietro un colle. La battaglia ebbe inizio tra i primi due schieramenti che desideravano controllare il ponte sul fiume che separava i due eserciti. La prima schiera, guidata da Graf von Fluglingen, si scagliò contro quella angioina, che era guidata invece da Enrico di Cusans, che vestiva gli abiti di Carlo I d'Angiò. Mentre questa mischia si accende sul ponte, non visto, Enrico di Castiglia compie un'azione di aggiramento, superando il fiume, forse più a monte, e prendendo alle spalle il nemico. A questo punto l'esercito angioino si trova circondato di fronte dalle truppe di Graf von Fluglingen che superano il ponte e dall'altro lato alle spalle da quelle di Enrico di Castiglia che forse personalmente si getta sulla prima schiera con l'obiettivo di uccidere Enrico di Cusans credendo invece di uccidere suo cugino Carlo I di Angiò. La battaglia procede in questo modo e effettivamente ad un certo punto nelle schiere angioine si semina il panico dal momento che la bandiera del re cade e Enrico di Cusans, vestito da Carlo di Angiò, viene effettivamente ucciso. Inizia un fuggi-fuggi generale e i tedeschi inseguono tutti i fuggiaschi. Enrico di Castiglia anche inizia ad inseguire i più lontani e si allontana in questo modo dal campo di battaglia. È a questo punto che Carlo d'Angiò, dopo essersi inginocchiato e aver recitato una preghiera alla Vergine Maria, decide di irrompere nel campo di battaglia, non prima, su consiglio di Alardo, di aver atteso che i tedeschi si siano levati le armature sotto la calura agostana e abbiano iniziato a depredare tutti i caduti dalle loro armature. I tedeschi, dice un cronista, erano famosi per saccheggiare i campi di battaglia. A questo punto, con 800 cavalieri pesanti, Carlo d'Angiò irrompe nella piana di Scurcola. Probabilmente i tedeschi e i ghibellini non capirono che si trattasse veramente di Carlo d'Angiò, dal momento che quello schieramento non era mai stato visto sino ad allora. Quando però videro avvicinarsi questo contingente e riconobbero i gigli degli Angiò, allora capirono di essere davvero nei guai. La cavalleria pesante fa strage fra i nemici che non riescono a ricompattarsi. Forse qualche contingente riuscì a opporre resistenza, ma poi di fatto le due schiere di Corradino e di Croff vennero completamente disfatte. La battaglia però non è ancora conclusa. Enrico di Castiglia, ritornando dall'aver inseguito i fuggiaschi, giunge sulla piana di Scurcola e trova il contingente di Carlo d'Angiò intatto, quel Carlo d'Angiò che lui credeva di aver ucciso, mentre invece aveva ucciso Enrico di Cusans, e lì ad attenderlo con le bandiere spiegate. Enrico di Castiglia, che aveva conseguito una vittoria praticamente piena, ingaggia dunque un primo e un secondo combattimento con la cavalleria pesante di Carlo d'Angiò, poi alla fine, dopo una serie di tentativi falliti, è costretto anche lui a fuggire. A giornata conclusa, Carlo d'Angiò scriverà una lettera al pontefice dicendo di aver vinto e di aver stanato la preda così come un cacciatore. È la rotta sveva e Carlo d'Angiò, in onore alla Vergine Maria, farà edificare un santuario proprio lì dove si accese l'ultimo combattimento. Corradino, insieme ad altri amici superstiti alla battaglia, fugge in direzione di Roma, dove però non viene accolto così festosamente come era accaduto pochi giorni prima. Saputa della disfatta a Tagliacozzo, i romani si dimostrano ostili. Corradino quindi è costretto a fuggire lungo la marina, nella spiaggia, tentando di imbarcarsi forse in direzione della Sicilia o di Pisa. Carlo d'Angiò invece tallona il nemico come un cacciatore, stana Enrico di Castiglia che si era rifugiato in un monastero e continua ad inseguire sulle tracce del nemico. Corradino di Svevia si imbarca effettivamente su un vascello, ma viene probabilmente riconosciuto
incarcerato dal signore dei frangipane presso il castello di Astura. A questo punto il caso volle che in quei giorni passasse di lì proprio una nave angioina. Corradino viene prelevato insieme ai suoi e condotto prima a Genazzano e poi a Napoli. Lì verrà istituito un processo, Corradino verrà accusato assieme a Federico di Baden, altri baroni, Galvano Lancia, Croft von Fluglingen, di alto tradimento e con una sentenza farsesca verranno decapitati o impiccati. È la fine della dinastia degli Hohenstaufen e la conferma dell'inizio del potere degli Angioini nel Regno del Mezzogiorno.